told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Com'è stata la tua settimana? E soprattutto, com'è andato il video di venerdì? Ero davvero molto, molto impacciata. E non so come mai questa cosa di parlare di fronte alla telecamera mi procuri questa timidezza, quando io non sono per niente una persona timida. Anzi, tanto è vero che sono sul web. Preparare quel video che è durato 13 minuti, il quale doveva essere una cosa veloce, semplice, chiacchiericcia, mi ha poi invece portato via tutta la mattina, perché continuavo a balbettare e quindi continuavo a ripetere sempre le stesse frasi. E nel frattempo, tra una cosa e l'altra, erano già le 4 del pomeriggio. E io alla fine non avevo pulito quella mattina, ma ho iniziato a pulire poi il pomeriggio. Avevo già lavato le lenzuola, le quali nel giro di 2 ore erano praticamente asciutte. E sì, lo stendino è sul letto, proprio perché dovevo andare ad attaccare il robottino e non sapevo dove metterlo. E una volta azionato mi sono fatta venire la voglia e la forza, con questo caldo tremendo, di uscire, ma dovevo proprio. Ed era giunta l'ora di andare a comprare un po' di frutta e verdura, perché in casa non avevo davvero più niente. Vado una volta alla settimana, perché per andare a fare la spesa devo utilizzare la macchina, in quanto a piedi diventa un po' troppo distante e soprattutto poi al ritorno ho una salita davvero pesante da affrontare. E questa volta sono tornata di nuovo a quello che è il mio negozio preferito, al chilometro zero, quel negozio che però non posso permettermi tutte le settimane, perché davvero comprare qui una borsa media di frutta e verdura che ti dura all'incirca 5 giorni, la spesa si aggira intorno ai 50 euro. E collegandomi a questa cosa, 2 settimane fa mi avete scritto: ma Erika, no, ma hai fatto la parmigiana e le zucchine surgelate quando sono di stagione? Eh sì, lo so che sono di stagione, ma non sempre riesco a prenderle qua. E allora, quando non riesco a prenderle qua, che le prendo al supermercato, sono giunta alla conclusione che mi conviene prenderle surgelate, perché per avere le sostanze nutritive devo essere stracerata del fatto che il prodotto sia stato portato al supermercato immediatamente, direttamente dopo la raccolta. Allora lì forse sì che avrei buone probabilità che la frutta e gli ortaggi abbiano il loro grado migliore di maturazione, ma a meno che tu non abbia un orto, sappiamo di non avere la certezza di avere la possibilità di consumare un prodotto direttamente dopo la sua raccolta. E metto anche in discussione i negozi a chilometri zero, perché sicuramente l'agricoltore non credo che riesca a raccogliere
e vendere tutto il giorno dopo. Quindi di conseguenza la sua sfida è proprio quella di trovare un modo per conservare il prodotto nelle migliori qualità possibili fino al momento che noi consumatori andiamo a comprarlo. Quindi questo comporta sicuramente alla refrigerazione e sicuramente comporta il fatto di non andare a staccare le cose nel loro periodo di maturazione, ma anzi prima per far sì che durino di più. Quindi, se ho la certezza che il mio prodotto è stato raccolto al massimo 2 o 3 giorni prima e io riesco a consumarlo subito, bene. O altrimenti, se non ci sono tutte queste attenzioni, diventa davvero più nutriente il prodotto surgelato, il quale si crede o si spera che sia stato raccolto fresco e poi subito surgelato. La mattina seguente era già quasi ora di pranzo e quindi inevitabilmente sono andata a prendere le mie zucchine e le mie carote fresche, comprate il giorno prima. Milena voleva degli involtini di riso con gamberetti, zucchine e carote e quindi sono andata a prendere per lei i gamberetti sopra in freezer. E non vi dico che nausea far bollire e sbollentare sti gamberetti, mi dava proprio fastidio l'odore. Non so cosa mi sia capitato, ma ultimamente mi dà fastidio anche solo l'odore del pesce, soprattutto crudo. Non lo so, boh, sarà il caldo. Ma con grande, grandissima delusione e grandissimo stupore, queste sono le mie zucchine comprate ieri al chilometro zero e pagate 3 volte di più rispetto a quelle surgelate o prese all'Eurospin, che magari arrivano non si sa da dove. Ero davvero arrabbiata e delusa. E così mi sono sfogata tritando e grattugiando tutte le verdure. Nel frattempo i gamberetti di Mille erano pronti e quindi in una pentola calda con un giro d'olio sono andata a mettere i gamberetti e le mie verdure julienne, le quali le ho fatte giusto scottare per un paio di minuti. Poi le ho spente e le ho lasciate lì a raffreddare. Ho continuato a grattugiare a julienne le mie carote e le mie zucchine, le quali ovviamente erano subito da fare perché il giorno dopo non so come sarebbero diventate. Sono andata quindi ad aggiungere 2 patate a quelle verdure che avevo. Ho tagliato anche quelle a julienne, ho strizzato tutto cercando di togliere più acqua possibile e sciacquando poi la stessa ciotola. Così evito di sporcare 800.000 piatti. Sono andata a mettere 2 uova, un po' di sale, un po' di pepe e della farina. Farina quanto basta, fin quando l'impasto non rimaneva troppo appiccicoso, attaccato alle mani. E sono andata ad impastare. Ed anche qui, ovviamente, che ve lo dica fa, sono andata a svuotare la pentola dei gamberetti, gli ho dato una sciacquata, l'ho rimessa sul fuoco con un filo d'olio di oliva, questa volta vi ho ascoltato. Ed effettivamente sì, non c'era bisogno di tutto quell'olio di semi per friggere, perché sono venute lo stesso. Non sempre tolgo tutto quando è ora di mangiare. Tendenzialmente lascio la striscia come messa lì adesso,
e apparecchio nell'altra striscia, insomma, per me e Emile. Ma nel frattempo mi aveva chiamato la mia amica Micaela e allora le ho detto: ma sì, vieni, mentre sei in giro passa a farci un saluto, tanto sono del parere che dove si mangia in due si mangia anche in tre. E se qualcuno me lo domandasse, se c'è qualcuno di nuovo che è arrivato a casa nostra, i cuscini io li tengo alti per due ragioni. Uno, perché almeno la sedia non va a sbattere sul tavolo, perché il nostro tavolo è fortemente delicato ed è già stato rovinato semplicemente con l'appoggiare sopra le tazzine del caffè o del tè. E due, perché tenendoli alti l'interno va a scendere, insomma, e rimangono più sofficiosi. Per Mille invece ho fatto una polpettona gigante, non avevo più voglia di fare frittelle, quindi sono andata un pochettino sul pratico. Anche lei con lo stesso impasto, solo che a lei sono andata ad aggiungere dei pezzettini di formaggio senza lattosio e poi una fettina di prosciutto, perché in realtà avevo del prosciutto che era lì aperto e dovevo finirlo. Così sono andata anche a utilizzare meno olio per quanto riguarda Mille, perché girando poi la, chiamiamola, frittata, il grasso del prosciutto si è sciolto e quindi ha formato lui stesso dell'olio. Sopra pranzo ho bisogno di 84 litri d'acqua e dei cristalli. Ma questo cos'è di diverso? Altro che ho messo il formaggio un po' preso senza lattosio. È buonissimo, buono. A te è un po' più cruda così? E sì, sto provando, anzi ho iniziato a mangiare alcune cose con le mani, perché mi è capitato di leggere ed ho scoperto che mangiare con le mani completa il rapporto sensoriale con il cibo e ci stimola ad essere presenti e concentrati. Quindi la temperatura, l'umido, la croccantezza, la morbidezza, la pastosità, insomma, sono tutte sensazioni stimolanti che ci aiutano a divincolarci dall'indivieni di pensieri, dall'andivieni di pensieri, insomma, dai pensieri. Sebbene la pratica del mangiare con le mani in Italia sia molto poco usata, forse se non per alcune cose, anzi, forse passi anche da maleducato, o forse molti diranno che non è da bon ton, però insomma sto provando a farla a casa mia e devo dire che effettivamente forse è vero quello che ho letto e che quindi aiuta molto la digestione, perché usando le mani per introdurre il cibo alla bocca il tempo del pasto viene dilatato e si è infatti costretti a mangiare inevitabilmente più lentamente, favorendo così un'ottima digestione. E a proposito di digestione, finalmente arriva la pioggia e per merenda una buonissima fetta di anguria. Io ne mangerei a quintali se non fosse che troppo zuccherina. E se vuoi fare felice una donna, regalagli un croff. Guardate con che regalo è arrivata a casa Mille. Io ovviamente ero felicissima. Cioè, non regalarmi gioielli, vestiti, regalami tessili, le cose per la casa.
che io impazzisco. Ovviamente sono andata a controllare subito i prezzi e quanto avessi speso. Ed era tutto scontato al 70%. Quindi le tovagliette sono costate 1 euro e no, 2 euro va. Il grembiule 4 euro e affarone degli affaroni, che qua ero proprio, stavo continuando a leggere il prezzo, ce n'erano 3 in realtà, non so se si erano sbagliati, comunque sia la tovaglia 3,99 euro. Tanto è vero che poi ho subito chiamato Micaela chiedendole se era ancora in giro di passare e prendermi un'altra tovaglia e altre 2 o 3 tovagliette, ma mi ha detto che purtroppo non le ha trovate, ne ha trovata solo una, però ha trovato un'altra tovaglia ed io di questa cosa sono davvero molto molto felice. Ovviamente, che ve lo dica fa, sono subito corsa a lavare e poi stendere i tessili perché non vedo davvero l'ora di metterli. E se c'è una cosa che non imparerò mai è di non farmi la doccia mentre va la lavatrice, perché i getti d'acqua ti arrivano o ghiacciati o bollenti, indipendentemente da come tu vada a girare il miscelatore. E qui vi faccio vedere dove stendo, anche se in realtà capita spesso che vedete le cose stese. Stendo qua sopra io, nei fili di ferro della scala, che servono per proteggere, per non cadere giù. In realtà no, i miei servono proprio per stendere, perché come sapete, come vi ho raccontato martedì, difficilmente stendo fuori, perché non stendo né al sole e né alla luna. Appoggio fuori solo le cose lavate a mano che devono sgocciolare, od ogni tanto capita che stendo fuori al mattino, ma giusto per un paio d'ore, fino a prima che arrivi il sole. E non batter d'occhio, era già ora di cena. Oggi devo dire che la giornata tra una cosa e l'altra mi è particolarmente volata. Per cena faccio a mille quello che avrei dovuto fare a pranzo, che poi ho cambiato appunto perché all'ultimo era arrivata Miki e mi spiaceva fare troppi piatti diversi. Quindi ho preso i fogli, questi sono dei fogli di riso che ho bagnato sotto l'acqua. Se li appoggio sul piatto si appiccicano e non riesco a lavorarli. Vado a mettere dentro il mio ripieno e poi li chiudo a fagottini. Un po' di insalata, 2 pomodorini, poi c'erano ancora delle patate in insalata fredde, avanzate, e per concludere un po' di anguria fresca. Io invece mi sono fatta una super mega piadina con hummus, pomodorini, insalata e poi non mi ricordo più che cosa gli ho messo. Ah, forse avevo ancora 2 fettine di affettato vegetale. E la nostra giornata si conclude qui. Io con questo video spero semplicemente di avervi fatto compagnia, spero che il video vi sia piaciuto e se avete piacere noi ci vediamo venerdì con un video chiacchiericcio, un'intervista doppia mia e della Mile, e parleremo di come viviamo la spiaggia. Un abbraccio grande e noi ci vediamo presto. Ciao!